Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ho cercato di capire da cosa nasce l'idea di discriminare i migliori prodotti italiani attraverso quelle che possiamo definire delle pratiche sleali a livello mondiale, attraverso la tassazione, le etichette discriminanti, le restrizioni, se non addirittura dei divieti al marketing e alla commercializzazione. Sono giunto alla conclusione che si tratta di una conseguenza dell'adozione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di diversi paesi dei cosiddetti profili nutrizionali. Per chi non lo sapesse, i profili nutrizionali sono un metodo di classificazione dei cibi che puniscono i cibi con maggiori quantità di grassi, di sali e zuccheri, a prescindere dalla qualità generale del prodotto e dal resto dei suoi ingredienti. Noi non possiamo e non dobbiamo consentire che motivazioni di tipo commerciale e industriale arrivino ad imporre agli italiani una banalizzazione della dieta come componenti chimiche. Questo concetto, che non è proprio della medicina, non solo risulta estraneo alla nostra cultura, alla nostra tradizione, alla nostra storia enogastronomica, come ha detto bene prima il Ministro, ma finirebbe certamente per danneggiare anche la salute dei nostri cittadini. La scienza dell'alimentazione, infatti, dice chiaramente che i profili nutrizionali sono un concetto marcatamente ideologico e non scientifico. In sostanza, non sono suffragati da nessuna evidenza scientifica. Non a caso nel 2016, per ben due volte, ad aprile e a luglio, il Parlamento europeo si è schierato a larga maggioranza contro i profili nutrizionali. Anche l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare, l'EFSA, in occasione in un'opinione del 2008, ha espresso tutti i limiti intrinseci dei profili nutrizionali come metodo di classificazione dei cibi, soprattutto perché ogni alimento viene modificato durante la preparazione e l'interazione con altri alimenti. Nel complesso, io penso che siano importanti due considerazioni su tutte. La prima è che i profili nutrizionali finiscono per classificare tutti i cibi come buoni e cattivi, e questo è profondamente sbagliato. La scienza della nutrizione ci dice che non esistono cibi buoni o cibi cattivi, ma diete, cioè combinazioni di cibi buone o cattive. Qualsiasi cibo può far parte di una dieta bilanciata, purché ingerito in quantità appropriato. Poi le recenti scoperte che sono seguite in questi ultimi tempi dell'Istituto Weizmann sul valore della dieta personalizzata hanno mostrato con tutta evidenza che uno stesso alimento può avere ed ha un effetto sulla salute, buono o cattivo, a seconda di chi se ne nutre. Questo perché non bisogna concentrarsi unicamente sul cibo, ma sull'individuo che lo assume. Ogni persona ha una sua conformazione fisica, ha un suo metabolismo, la sua risposta glicemica, il proprio sistema intestinale da cui deriva la risposta del corpo al cibo. Indicare dei cibi come buoni e cattivi, a prescindere, per chiunque, è un approccio non solo fallimentare, ma assolutamente, potenzialmente controproducente, perché potrebbe indurre qualcuno a preferire cibi che addirittura non gli fanno bene a chi li ingerisce. A queste considerazioni concernenti la salute vanno aggiunte quelle di ordine economico, ampiamente condivise da tutta l'Aula. Se le proposte lanciate dai 7 paesi, guidati da Brasile e Francia, venissero accolti, i danni per il nostro paese sarebbero devastanti. Tutto il comparto alimentare in Italia costituisce quasi un decimo del nostro prodotto interno lordo e occupa più di 3 milioni di lavoratori. Ci sono oltre 1.300.000 aziende in questo settore, piccolo, medie, grandi.
Un gran numero dei nostri prodotti d'esportazione verrebbe etichettato subito come nocivo per la salute, causando non solo una sicura contrazione delle vendite delle nostre eccellenze, ma anche un gravissimo danno alla reputazione del Made in Italy, che invece è apprezzatissimo in tutto il mondo, e dobbiamo combattere invece la contraffazione di questo. Tutta l'Aula, tutto il Senato, che ha sottoscritto convintamente, e noi vi ringraziamo, questo ordine del giorno, deve rappresentare un monito importante per quanti nutrono proposito di attentare ogni giorno alle abitudini alimentari, simbolizzate dalla nostra dieta mediterranea, ormai riconosciuta, come è stato detto bene prima, un patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Non voglio più citare, guardate, l'assurda situazione per la quale ci ha chiamato in causa il governo francese, guidato dall'incomprensibile azione del presidente Macron, che credo in questi giorni, al posto di pensare alle emozioni dell'ONU, probabilmente ha altri problemi a cui pensare all'interno del suo paese. Gravissimi problemi economici e sociali da una protesta civile che è stata attivata. Noi non consentiremo nessuno di attentare alla qualità delle nostre produzioni e alla nostra crescita economica e alla salute dei nostri cittadini. Noi siamo, Presidente, per il diritto alla salute, ma per una vera salute e per tutti i cittadini. Non sarà certo facendoci imporre una classificazione superficiale, non suffragata da dati scientifici, ai nostri prodotti agroalimentari, che si favorirà il benessere della popolazione. Siamo attenti al progresso, anche a quelli agli studi sulla nostra amata dieta mediterranea, che stanno procedendo bene e che ogni giorno concorre alla salute di tutti noi. Noi abbiamo il dovere di opporci a qualsiasi mozione contro i nostri prodotti, ma contro i prodotti sani e salubri, votando convintamente l'ordine del giorno. Abbiamo il dovere di difendere la nostra salute, le nostre tradizioni e la nostra economia. Prima gli italiani, sempre.